Vius, finalmente è la volta buona. Presentati dal Comune di Lucca i progetti di riqualificazione del centro storico e non solo. Cantieri al via a gennaio-febbraio. Ecco il nuovo ponte girante, posizionata questa mattina la nuova struttura sul canale Burlamacca. Viareggio Porto cercasi acquirente, questa mattina il commissario prefettizio ha nominato il liquidatore della società, divenuta SRL per snellire le procedure e abbassare i costi di gestione. Summer Festival, altri big in arrivo, Mimmo D'Alessandro a Noi TV anticipa che una o due star italiane usciranno da questa cinquina, Mengoni, Vasco, Renga, Negramaro e Modà. La salvezza, il blasone, la rivelazione, lucchese attesa dal confronto di domenica contro il sorprendente Tutto Cuoio. Gara difficile che però Galderisi vuol vincere per risalire la classifica. Incertezza sul recupero di Mingazzini. Il cirche verrà, ma è tempo di ciocchetto, mentre si avvicina l'appuntamento con la corsa ideata dal compianto per i Sinot. Diramato il calendario del campionato italiano 2015. Andreucci favorito, ma dovrà vedersela con Scandola e Basso. A tutti voi la più cordiale buonasera, ben ritrovati per questa edizione del TG Noi che apriamo parlando di Pius. Finalmente sembra giunta la volta buona. Vediamo perché nel servizio. Pius Lucca, finalmente è la volta buona, verrebbe da dire. Grazie all'accordo di programma che verrà sottoscritto nei prossimi giorni da Comune e Regione, si apre la fase operativa dell'avvio dei cantieri, previsto per gennaio-febbraio. L'annuncio è stato dato dal sindaco Tambellini e dall'assessore all'urbanistica Mammini. Degli 11 progetti Pius, l'unico a non essere stato confermato è quello relativo al cosiddetto anfiteatro in Piazzale Verdi, dove la Giunta ha deciso solo di ripristinare, migliorandola, la situazione originaria della piazza. Per il Teatro del Giglio stop all'innalzamento della torre scenica, ok invece ad una nuova progettazione di adeguamento e restauro. Tutti confermati, come detto, gli altri interventi. All'ex manifattura tabacchi sorgeranno un centro di competenza arti e spettacolo, strutture per l'alta formazione, centro per insediamento d'impresa, centro di attività di contrasto al disagio. Importo totale 17 milioni di euro. All'ex caserma Lorenzini nasceranno un centro congressi, un asilo nido e il museo del fumetto, costo 11 milioni di euro. All'ex Cavallerizza sorgerà il centro di accoglienza turistica e poco distante il terminal bus, importo 3 milioni e mezzo di euro. In più, nell'accordo di programma viene inserito 1 milione e mezzo per il terminal bus alla stazione ferroviaria e per la riqualificazione del piazzale Don Baroni alle Tagliate. C'è voluto un po' di tempo, a molti sembrava che il Pius fosse naufragato, ma non era così, stavamo lavorando, ha spiegato l'assessore Mammini. Sì, i progetti sembravano in alto mare, in realtà la zattera era ben piantata, diciamo, nel mare, con alte vele spiegate, perché sono mesi che ci stiamo lavorando. Abbiamo fatto un lavoro molto importante di squadra, prima interno noi con gli uffici e poi successivamente con la regione, per rimodulare un progetto che è molto importante per la città e lo sarà. Qualsiasi progetto su campo di Marte deve produrre la riqualificazione urbanistica del luogo dell'ex ospedale. Non saranno possibili in alcun modo operazioni di tipo speculativo. Così il sindaco Tambellini interviene sulla polemica tra il presidente Baccelli e l'ASL2 sul futuro del vecchio nosocomio. Le funzioni pubbliche devono prevalere e deve prevalere l'uso pubblico che si farà di questi spazi, così ha aggiunto Tambellini. A proposito di ospedale, ma in questo caso del nuovo ospedale, per Lucca e i suoi paesi ha protocollato al Comune una raccolta firme con cui si richiede al sindaco un preciso impegno per dotare la zona circostante l'ospedale San Luca di adeguati parcheggi gratuiti. Il movimento dichiara la propria soddisfazione, vista l'adesione di ben 2000 cittadini che hanno voluto firmare la petizione anche ai tavoli della Lega Nord. Ci spostiamo a Viareggio. Questa mattina, una mattinata importante, è stato infatti posato il nuovo ponte girante.
È proceduta senza nessun intoppo la posa del nuovo ponte girante alla quale hanno assistito tanti curiosi, tra questi anche con orgoglio l'ex vice sindaco Chiara Romanini, che aveva seguito tutto l'iter della progettazione di questa nuova opera che era diventata necessaria viste le condizioni in cui si trovava il precedente ponte. Lungo l'area del cantiere tra Piazza Manzoni e Via Pilo è stato un via vai di curiosi venuti a vedere come sarebbe andata l'operazione della messa in opera del ponte con la Maxi Gru. C'è da riconoscere la professionalità dei tecnici e degli operai della ditta che ha realizzato i lavori di quest'opera estremamente importante per la città di Viareggio. Adesso andranno ultimati i lavori in modo che poi possa tornare la regolare circolazione del traffico tra il quartiere della Darsena e del centro città, attualmente interrotta con la deviazione per il ponte di Pisa. Il prolungarsi dei lavori, perché bloccati dal commissario prefettizio Valerio Massimo Romeo per questioni legate al controllo dei documenti, ha ritardato il termine dei lavori che era stata prevista prima di Natale, creando non poche difficoltà alle attività commerciali di Via Regia e dintorni. Adesso la speranza per i viareggini è che il ponte possa essere utilizzabile quanto prima. Sono aperte le iscrizioni per il personale addetto agli ingressi al circuito dei corsi mascherati del Carnevale di Viareggio. In programma ricordiamo il 1, l'8, il 15, il 22 e il 28 febbraio. I posti a disposizione sono 38. Per potersi iscrivere è necessario essere maggiorenni, disoccupati o con un lavoro part-time. Per presentare la domanda si deve compilare l'apposito modulo reperibile presso la segreteria della Fondazione Carnevale entro le ore 12 del prossimo 30 dicembre. Rimaniamo a Viareggio perché è stato nominato il liquidatore della Viareggio Porto. E Arabella Ventura, 43 anni, pisana, già direttore delle Terme di Casciana, la liquidatrice della società Viareggio Porto, nominata dal commissario prefettizio Romeo. L'atto notarile ufficiale della nomina è stato redatto nella ex sala giunta del comune di Viareggio. Contestualmente alla nomina del liquidatore, il commissario ha anche annunciato il cambio di regione sociale della società, che da Viareggio Porto S.P.A. diventa Viareggio Porto S.R.L., con la dicitura aggiuntiva in liquidazione. Una variazione sostanziale sia in termini di costi di gestione, ma anche di snellezza delle procedure. E noi abbiamo trasformato oggi la Viareggio Porto, società per azioni, in società a responsabilità limitata. Ciò comporta, da un lato, una maggiore semplificazione delle procedure e degli aspetti connessi alla liquidazione, dall'altro anche un minor costo per quanto riguarda anche gli oneri che erano previsti a livello di compensi su collegio sindacale, componente del consiglio di amministrazione. Arabella Ventura è dottore commercialista ed è inoltre laureata in legge. Ha già lavorato a fianco del commissario Romeo in occasione del risanamento della società delle Terme di Casciana, di cui attualmente ricopre l'incarico di direttore. Ferma restando l'intenzione del comune di mettere in liquidazione la società, secondo l'avventura la scelta sarebbe ricaduta su di lei per cercare anche altre opzioni. Ritengo che la scelta su di me sia ricaduta anche in ragione del fatto che, abituata a contesti critici, se individuo delle strada facendo, delle possibilità di rinascita o dell'attività, io certamente farò immediata relazione di questo e si avvierà pertanto un percorso, vorrei dire parallelo, a quello della liquidazione che comunque oggi interessa la società, la ragione sociale Viareggio Porto SRL in liquidazione. Il porto di Viareggio può, se opportunamente impostato e organizzato, può e secondo me deve riuscire a esprimere quella marginalità che permetta anche proprio a Viareggio in quanto tale, come paese, riuscire come città a risanare e rilanciarsi sul piano economico. Raid di furti la notte scorsa in alcuni centri commerciali della provincia. A Lucca, ignoti sono entrati nel magazzino del Media World e hanno rubato 5 computer. A Pietrasanta i ladri hanno portato via PC e telefoni dal centro commerciale Troni. Solo l'intervento della Vesuvio e della polizia ha impedito un colpo ancora più consistente. La banda potrebbe essere anche la stessa.
Un giovane di 20 anni, residente a Ponte Tetto, è stato denunciato per detenzione e coltivazione di stupefacente. Il giovane aveva infatti realizzato all'interno della propria camera da letto una vera e propria serra, completa di tutto per la coltivazione della marijuana. Gli sono stati trovati inoltre numerosi semi, oltre ad 1,5 grammi di hashish. Per lui è dunque scattata la denuncia, mentre per il suo vicino di casa, anch'esso ventenne, è scattato l'arresto, poiché trovato in possesso di 15 grammi di hashish già suddiviso in dosi, oltre a diverso materiale atto proprio al confezionamento dello stupefacente. La polizia ha denunciato 6 giovani per rissa. Il fatto è avvenuto ieri sera in un bar di Lucca. A fronteggiarsi sono stati 2 gruppi di stranieri, albanese e rumeno. Sembra per motivi sentimentali. Ad avere la peggio è stata proprio la ragazza oggetto del contendere, colpita alla testa e a un fianco. E ancora il cane antidroga Pando, questo è il suo nome, durante un controllo al liceo scientifico di Sant'Anna ha rinvenuto 2 grammi di hashish nascosti in una fessura del muro. Lo stupefacente è stato sequestrato e controlli antidroga proseguiranno anche nei prossimi giorni negli istituti superiori della provincia. Operazione contro la caccia di frodo del corpo forestale. Gli agenti hanno sorpreso un bracconiere che aveva predisposto 4 reti da uccellagione e utilizzava 10 richiami vivi. Per l'uomo è scattata la denuncia penale, mentre gli animali sono stati liberati. Ci sono altri big in arrivo al Summer Festival 2015. I certi sono Mark Knopfler, Robbie Williams, Elton John e Lenny Kravitz, ma i big al Lucca Summer Festival 2015 non sono finiti qui. Parola di Mimmo D'Alessandro, ospite di Buongiorno con noi negli studi di Noi TV. La prossima settimana verrà annunciato un altro ospite internazionale ad anno nuovo gli italiani. Ma grazie al sondaggio lanciato sulla pagina Facebook di Noi TV, chi volete al Summer, abbiamo incalzato D'Alessandro. Il nome, o forse più di uno, uscirà da questa cinquina: Marco Mengoni, Vasco Rossi, Francesco Renga, Negramaro e Modà. Con Mengoni e Modà, a nostra sensazione, favoriti. Sì, ci sarà sicuramente un italiano, ci sarà sicuramente una band. Qualcuno sarà di queste che tu hai detto, sarà sicuramente accontentato, perché qualcuno di questa lista è dentro, è in programma, quindi speriamo di chiudere il prima possibile e dare la notizia, magari te la do prima a te, mi invite e andiamo in diretta. Quest'anno sicuramente non è Ligabue, questo mi dispiace dire, però almeno per quest'anno, però ci impegneremo per... E il nome di Venditti, che è stato fatto più riprese dai colleghi della carta stampata? No, non è... Non è. È stata l'occasione per tornare a parlare del Winter Festival e della decisione di D'Alessandro di dire stop alla manifestazione. Nessun ripensamento, ha detto, anche perché non ho ricevuto alcuna attestazione da parte delle istituzioni. Non c'è stata una telefonata che doveva essere fatta, che ha detto, oh, perché, come mai, come dire, vai, tranquillo, come, e io vado. E poi la questione delle scritte sugli spalti delle mura. D'Alessandro ha fatto richiesta al comune a inizio settembre e attende ancora una risposta. Magari loro pensano che io lo voglio rimettere perché è una sfida, non è assolutamente una sfida. È una cosa bella e che secondo me andrebbe, io aspetto una risposta fiduciosa, quindi... Sindaco, mi risponda abbastanza velocemente, per favore. Vediamo se ci sarà la risposta del sindaco. E a proposito di grande musica, domenica a Lucca arriva Patti Smith con il concerto che chiuderà il primo ciclo delle conversazioni in San Francesco, organizzate dal Comitato Nuovi Eventi e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. I biglietti gratuiti saranno disponibili direttamente domenica dalle ore 11 presso la Cappella Guinigi. Le sale di Palazzo Bernardini a Lucca hanno ospitato la firma del protocollo ideato per prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione criminosa in forma organizzata sul mercato del lavoro. Prefettura e Assindustria Lucca insieme per la legalità. Le sale di Palazzo Bernardini hanno ospitato la firma del protocollo ideato per prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione criminosa in forma organizzata nel mercato del lavoro. A siglare l'accordo, di fronte ai rappresentanti delle forze di polizia e dei vertici nazionali di Confindustria, sono state il prefetto Giovanna Cagliostro e la presidente di Assindustria Lucca Cristina Galeotti. Elementi come
il lavoro nero, e la possibilità, anche la contraffazione, e finiscono per andare a alterare la concorrenza e quindi a espellere le aziende sane dal mercato in quanto non in grado di competere in questo contesto. Quindi il protocollo ha la finalità invece di essere premiante per le imprese che decideranno di aderirne, in quanto si creeranno delle cosiddette white list e presso naturalmente la prefettura, dopo che la prefettura avrà fatto tutta una serie di controlli e quindi saranno facilitati anche in quello che sono le attività eventualmente degli appalti e soprattutto ne beneficerà il settore dell'edilizia, ma non solo, tutti quelli che lavorano diciamo, nell'ambito degli appalti pubblici, quindi anche dei fornitori di servizi e di altri beni. L'intesa si basa su impegni reciproci e sulla promozione di una cultura che sviluppi particolarmente il tema della prevenzione. In questi giorni vi abbiamo parlato dell'annuncio di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine sui treni e alle stazioni ferroviarie. Oggi il Comitato Pendolari Lucca Ulla ringrazia la Prefettura e allo stesso tempo chiede che un'attenzione particolare vada alle stazioni di Altopascio, Borgo a Mozzano e Piazza al Serchio. Il presidente della provincia Baccelli ha scritto una lettera al prefetto e al questore dove mette a disposizione il personale della Polizia Provinciale per aumentare i controlli su treni e stazioni. Ieri sera Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana, protagonista della trasmissione Diretta Sindaco. Oltre 1 milione di euro per i lavori di restauro e ristrutturazione della Rocca Ariostesca, monumento simbolo di Castelnuovo. I finanziamenti sono stati annunciati dal sindaco Andrea Tagliasacchi in apertura della trasmissione Diretta Sindaco di mercoledì sera. Tagliasacchi ha confermato i 500.000 euro già disponibili per il rifacimento della copertura della rocca, stanziati in gran parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, annunciando che a febbraio ci sarà la gara per l'affidamento dei lavori. Il sindaco inoltre ha anticipato l'arrivo di altri 700.000 euro dalla Regione per il secondo lotto di lavori. Questi primi due lotti ci permetteranno nel frattempo di lavorare per reperire il terzo lotto di 1.700.000 euro per complessivi 3 milioni di investimenti sul monumento più importante di Castelnuovo Garfagnana, uno dei monumenti più importanti insieme alla fortezza di Monte Alfonso di Castelnuovo Garfagnana, che è la Rocca Ariostesca. È un impegno che ci eravamo presi e in questi mesi abbiamo lavorato sodo in un momento anche difficile dal punto di vista economico degli enti locali per raggiungere un obiettivo che io ritengo sia veramente molto importante. Per quanto riguarda la questione rifiuti, Tagliasacchi ha detto che predisporrà lo smantellamento definitivo dell'inceneritore di Belvedere e sul nuovo ospedale ha ribadito il suo appoggio convinto alla localizzazione di Piano Pieve, esprimendo inoltre soddisfazione per i recenti investimenti annunciati dall'ASL sui presidi attualmente esistenti a Barga e a Castelnuovo. Se riusciremo a valorizzare le specializzazioni delle due strutture, ha concluso, sdrammatizzeremo il momento della scelta definitiva sul luogo dove sorgerà l'ospedale unico. In arrivo 130.000 euro per aiuti all'apicoltura. La Giunta regionale ha infatti approvato il contributo per quelle aziende apistiche che praticano la transumanza per l'acquisto di arnie, macchine, attrezzature e autocarri per esercizio del nomadismo. Si tratta di un contributo che arriva a incentivare un settore nel quale la nostra provincia ha ottenuto importanti risultati. Lucca e il suo territorio, infatti, con i suoi 13.748 alveari censiti al 31 dicembre 2013, rappresentano il 17% dell'apicoltura dell'intera Toscana. Le domande possono essere presentate tramite il sistema informatico di Artea dal 2 al 30 gennaio del 2015 e il contributo massimo per beneficiare non potrà superare i 12.000 euro. Era anche l'ultima notizia per quanto riguarda questa prima parte del TG Noi. Adesso ci fermiamo, una breve pausa, subito dopo le notizie sportive.